Se cortesemente facciamo girare il microfono, c'è Francesco Modeo che voleva fare un... Sì. Buongiorno a tutti, sono Francesco Modeo, un giornalista pubblicista e blogger. Approfitto di questa occasione ghiotta perché ho un economista autorevole e un giornalista autorevole qui a fianco per fare una domanda importante. Io non riesco a capire perché si continua a denunciare e ad analizzare l'arma del delitto, ma non si fa mai il nome degli assassini. Qual è l'utilità di denunciare chi, qual è la furtiva e quali sono le cose che ci hanno sottratto, senza fare accenno ai ladri che abbiamo in casa? Quindi questa è la prima domanda. Io però ho letto entrambi i libri, ho letto due volte il libro di Bagnai e quello di Giordano, e purtroppo non ho trovato accenno a quelli che sono i responsabili, che loro continuano a chiamare crisi economica, ma in realtà questo è un golpe finanziario, di crisi non ha un'altra cosa che non ho trovato, cioè ho trovato in continuazione la parola l'euro sta fallendo. L'euro non sta assolutamente fallendo, l'euro in questo momento è la massima realizzazione dei piani di chi l'ha concepito. L'euro è stato concepito per soggiogare i popoli, per dissolvere gli stati nazionali. Questa non è una teoria del complotto dalle quali io prendo assolutamente le distanze, è tutto testimoniato. Io infatti ho scritto anche io un libro, però nel mio libro io cosa ho fatto? Sono andato ad analizzare tutti quelli che sono stati i trattati e tutti quelli che sono stati i vari avvenimenti che hanno messo in ginocchio l'economia mondiale, europea ed italiana. Ho provato a mettere su un foglio di carta in maniera analitica quelli che sono i nomi dei responsabili di quello che è successo con i trattati firmati in America, per esempio con l'abolizione del Glass-Steagall Act, quindi la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari che ha aperto alle speculazioni. Sono andato ad analizzare quello che è successo in Europa con la crisi finanziaria e in Italia. Ho segnato i nomi di tutti coloro che hanno firmato questi trattati, tutti coloro che hanno partecipato a questo golpe finanziario, dopodiché sono andato a vedere se c'era qualcosa in comune, un filo conduttore che li legasse tutti quanti insieme, e mi sono trovato davanti a delle realtà che non riesco a capire come mai non siano state denunciate da giornalisti autorevoli, autori di diversi libri, e queste realtà che queste persone appartengono tutte ufficialmente a delle lobby finanziarie ben note che si organizzano in incontri annuali. Cioè 120, 130 delle persone più importanti del mondo, tutti da americani, europei e italiani, che hanno firmato questi trattati, che hanno creato la crisi economica a livello mondiale. Io la chiedo scusa, purtroppo sì, da padrone di casa devo chiederle tempi. Sono argomenti sempre... ci vorrebbe più di una giornata, mi rendo conto, ma abbiamo... Perfetto, allora la mia domanda è: che senso ha continuare ad incolpare l'euro che è l'arma del delitto quando abbiamo i nomi dei responsabili, abbiamo i nomi degli assassini, abbiamo scritto diversi libri senza mai fare accenno? Allora, oggi siamo in campagna elettorale, si riesce a creare un partito che si faccia carico di prendersi la responsabilità di portare queste denunce a platee come queste? Perché io vi potrei raccontare cose da farvi rizzare i capelli in testa, e Giordano li conoscerà bene e non ne ha purtroppo mai parlato, ma perché non può farlo, non è colpa sua, non sto colpevolizzando nessuno, non può farlo. Voglio capire, c'è un partito, visto che è nata Le Pen in Francia, è nata Farage in Inghilterra, è nato Orban in Ungheria, come vogliamo competere con queste persone e con questi partiti? La domanda, se non ci assumiamo, la domanda è chiara, chiedo scusa, ci assumiamo la responsabilità di portare queste denunce e questi temi, perché se così attraverso questo partito noi abbiamo trovato, allora, la nostra... Professor Bagnai, prego. La domanda diciamo non era chiara, era chiaro lo spot pubblicitario, era chiaro che lei non era chiaro che lei il mio libro non l'ha letto, c'è un paragrafo che si intitola Il Golpe, per cui, come dire, faccio nomi e cognomi, in particolare riferiti alla politica italiana, l'ho fatto anche prima, l'attuale presidente... Ma non è un problema di politica italiana, se lei mi dice che fa i nomi, io le dico, lei non ha mai nominato per esempio il tema Bilderberg, quindi quella riunione annuale... Senta, io le spiego una cosa... Sono riuniti
Master Moritz a giugno 2011. Senta, queste cose le sappiamo benissimo. Adesso mi fa parlare, così facciamo, però facciamo rispondere a adesso. Voleva che facesse una domanda, che è una frase breve che finisce con un ricciolo. Se vogliamo fare a chi urla di più, adesso io ho il microfono, quindi non le conviene, non le converrebbe in nessun caso, perché io urlo anche parecchio, sono molto tranquillo. Allora, le dico una novità. Le dico una novità, non è mai esistita né l'aristocrazia né la democrazia, è sempre esistita solo l'oligarchia, va bene? Il popolo non comanda oggi e non comanderà mai, perché è fatto di persone che si raccontano delle favolette in cui c'è un lupo cattivo che per lei è Bilderberg e per altro ecco, va bene? E quindi non ha la capacità analitica di vedere che esistono dei disegni oligarchici mossi da interessi ben precisi, che nel mio testo, ma anche nel testo di Mario, sono evidenziati. Cosa vogliamo fare? La soluzione della crisi qual è? Mettersi una cintura con il plastico, andare a San Moritz e farsi saltare per aria? Vada lei, passerà alla storia, avremo risolto i problemi. Io ho fatto una... No, mi fa rispondere. Ma queste persone sono... Ma queste persone lo sanno quanto noi, e la consapevolezza che abbiamo portato gliela dimostra il fatto che l'hashtag NoEuroLive, guarda caso, è secondo o forse terzo nei top trend Italia. Significa che abbiamo aperto un dibattito. Dopodiché a me le favolette nelle quali c'è un cattivo, lo ammazziamo e la cosa va a posto, sono quanto di più reazionario esista, tant'è vero che sono lo strumento attraverso il quale i genitori, che devono essere giustamente autoritari e reazionari come io lo sono a casa mia con i figli, se voglio farmi rispettare e tenere e trasmettere loro dei valori, tengono tranquilli i bambini, oppure tengono tranquilli quelli che vengono a fare la rivoluzione dicendoci che Draghi è cattivo, sta nel Bilderberg. Il problema non sono mai le persone, il problema sono le regole. In questo momento abbiamo regole sbagliate. Questo continente è stato retto per 2000 anni da persone che erano tutte l'una cugino dell'altro, sorella, cognato, eccetera, eccetera, è sempre cresciuto, sta crollando adesso, quindi vuol dire che adesso c'è qualcosa che non va. Quando non c'era Bilderberg, c'era una dinastia di Borbone, quella degli Asburgo, cugini, che comandavano comunque loro. A me questa cosa non mi turba particolarmente, scusate, non riesco a turbarmi di una cosa che è sempre successa, riesco a turbarmi di una cosa che non è mai successa, non è mai successo nella storia dell'umanità che ci fosse una valuta così rigida fra paesi diversi. Anche quando c'era il gold standard, lo testimoniano, quindi quando l'oro era riferimento, lo testimoniano studio del Fondo Monetario Internazionale, il sistema monetario era più flessibile. Questo è il vero salto. Non dobbiamo parlare di questo? Perché dobbiamo dire che Mario Draghi è cattivo? Cioè dobbiamo togliere Draghi e tenerci l'euro? Non capisco, sinceramente sono perplesso. Allora, come... Aveva pazienza della nostra ottusità, ma io dico questo: intanto, come dire, respingo al mittente le accuse, tutto quello che so normalmente lo scrivo, lo dico, lo difendo nei tribunali di tutta Italia mettendoci la mia faccia dappertutto, scritto libri su chi comanda davvero in Italia, citando Bilderberg, citando queste cose decine di volte. Se avrà la bontà di informarsi eviterà di fare delle accuse a vuoto e poi testuose, mi faccia finire, poi ripeto, poi accuserà la mia ottusità di non aver capito il suo geniale pensiero, abbia pazienza. Io dico questo, che in questo momento il punto cruciale a cui bisogna rispondere è che gli italiani stanno male. Gli italiani stanno male qui al sud come stanno male al nord, che l'economia è in crisi ed è in crisi per la ragione che diceva il professor Bagnai prima, che siamo in un meccanismo infernale che ci sta stritolando. E allora se vogliamo continuare a raccontarci delle storie possiamo continuare a raccontare e ci divertiamo un sacco. Se vogliamo aprire un discorso serio dobbiamo cercare di capire perché siamo ridotti così e se possiamo uscirne. E lo dobbiamo fare in modo più ragionevole e razionale possibile, aprendo un dibattito serio e cercando gli strumenti per uscire da questa situazione. Io credo che agli italiani oggi interessi solo esclusivamente questo, e guardi che è una domanda di drammatica urgenza, o ne usciamo o non ne usciamo, e il meccanismo
meccanismo è un meccanismo che ci sta stritolando. Non facciamo il confronto fra come sarebbe uscire dall'euro e la situazione attuale, facciamo come sarebbe il confronto fra come sarebbe uscire dall'euro e quello a cui stiamo andando incontro, che è un progressivo peggioramento di un paese che è già allo stremo. Allora, o diamo risposte concrete o continuiamo a fare polemica su Bilderberg accusando gli altri di cose inesistenti.